questo libro quando siamo a tavola, di tutti i vizi, gola e lussuria sono quelli dei quali parliamo tutto sommato volentieri. E dice: insieme alla lussuria, la gola è il vizio più confessabile. Nessuno si vanterà pubblicamente di essere invidioso o avaro o tracotante o iracondo o negligente, ma nessuno si vergognerà di dire che va matto per il profiterol. E noi abbiamo aggiunto: o che è un campione di prestazione sessuale. Quindi questi sono i due vizi che tutto sommato ci piace in qualche modo confessare e mostrare, va bene? Perché legati al piacere e perché legati anche a dei bisogni che sono fisiologici. Adesso visceriamo un po' il tema. Okay. Adesso partiamo cercando di dare una definizione di tutti e due gli aspetti, di tutti e due i vizi, no? E quindi per primo quello della lussuria. Quindi la lussuria, questa lussuria, no? Che è così anche diffusa, anche come termine, sia mediatico, sia letterale, sia come tipo di comunicazione quando vogliamo tenere l'attenzione alta, perché è legata all'esuberanza, all'uso, alla sfrenatezza. Non è difficile trovare aggettivi come l'esuberanza, l'uso e la sfrenatezza, non è difficile. Dove li possiamo trovare? Dove possiamo trovare questi aggettivi così quasi miti, no? Nella società di adesso, l'esuberanza, l'uso, la nella pubblicità. Nella pubblicità, nel linguaggio, non solo nel linguaggio interpersonale, ma nel linguaggio mediatico, quindi nella comunicazione. Quindi se parlo di lussuria non va bene, perché è un vizio, ma se sostituisco la parola lussuria o luxuria con gli aggettivi derivanti, come l'esuberanza, l'uso, la sfrenatezza, allora va bene. Tenete a mente questo perché sarà un po' il filo conduttore del vizio come la lussuria. Si riferisce a un desiderio ardente, a uno sfrenato impulso al piacere sessuale, ok? Uno sfrenato impulso al piacere sessuale. Qui non stiamo dicendo che la comunicazione intima, quindi la sfera sessuale, sia un peccato, assolutamente. Non stiamo facendo una questione di morale. Anzi, è un aspetto della personalità molto importante per l'individuo. Sempre se, però, non è uno sfrenato impulso al piacere sessuale. Ok? Altri sinonimi: lascivia, libidine, dissolutezza, impudicizia e depravazione. Solamente leggendo questi aggettivi possiamo renderci conto di quello che stiamo affrontando, cioè lascivia. Sentite proprio il suono: dissolutezza, depravazione. Sono dei sinonimi forti, ma anche proprio come suono. Lussuria non è come libidine, dissolutezza oppure lascivia. Ok? Quindi sono anche più forti, però mediaticamente, come linguaggio, come vizio, funziona meno. Funziona meno perché è vero che i vizi esistono e sono stati creati dall'uomo innanzitutto, però vengono anche usati. Quindi il sinonimo, lascivia, se noi usassimo lascivia, sarebbe mediaticamente oppure come forma di comunicazione molto peggio della lussuria. Poi ci sono due frasi che un po' parlano della parte sana, della parte naturale del sesso, no? Il sesso è la cosa più divertente, umana e non soggetta a tassazione, ok? Quindi non viene visto solamente come la parte lussuriosa. C'è chi, in una mente sana, si esprime anche in questo modo, oppure come un eccellente, come Sant'Agostino, no? Che già Sant'Agostino già dovrebbe non pensare a queste cose, ma prima di essere un santo è stato anche altro. E quindi ho detto: rendetemi casto ma non subito, ok? Quindi c'è anche una riflessione dietro di un santo che dice: rendetemi casto ma non subito. La riflessione la lascio a voi. Quindi la morale forse non è così necessaria in una sfera così importante come la sessualità, quella sana, non quella lussuriosa, quella lasciva o quella dissoluta o depravata. Ecco, la gola possiamo definirla come un desiderio di appagamento immediato del corpo per mezzo di qualsiasi cosa di materiale che provoca compiacimento. Quindi ovviamente il cibo, il vino, ma ci rientrano anche l'alcol e il fumo, bene? Tutto quello che Freud chiamerebbe elemento legato alla fase orale, cioè tutto quello che attraverso la bocca mi dà piacere, bene? Perché è definito peccato quello della gola? Perché è pensato come fine e non come mezzo.
esattamente come la lussuria, che pensa alla sessualità come fine e non come mezzo di comunicazione, ok? E diciamo che questo drammaturgo francese, Ancelot, dice: più che la ragione è lo stomaco che ci guida, bene, per definire il peccato di gola. E Fitzgerald, parlando, sapete che è stato un grande alcolista, bene, e parlando di alcol, dice: all'inizio tu ti bevi un bicchiere, poi il bicchiere si beve un bicchiere, poi il bicchiere si beve te. Okay. Per esprimere quanto si può sviluppare una forma di dipendenza rispetto a quello che è la gola e l'alimentazione smoderata, rispetto a quello che invece è un sano approccio poi all'alimentazione. Quindi la lussuria è un problema serio? La lussuria è un problema serio. Perché è un problema serio secondo voi? Al di là di quello che abbiamo scritto noi, che quello che un po' come termine ci fa riflettere. Perché è un problema serio? Innanzitutto perché è legato al rapporto con la nostra sessualità, indipendentemente come noi ci sentiamo. Investe aspetti legati all'esistenza, la sfera affettiva, relazionale, sessuale, è molto importante per lo sviluppo emotivo affettivo di ognuno di noi, ma è una componente legata proprio all'esistenza, e quindi se c'è lussuria nella nostra esistenza potrebbe compromettere una fase molto importante dell'aspetto della crescita personale, perché nasce come bisogno naturale dell'aspetto, quindi la procreazione. La sessualità è vista principalmente come procreazione. Se dimentichiamo questo aspetto e prolunghiamo per tanto tempo l'atteggiamento lussurioso e quindi lascivo, depravato, rischiamo di compromettere alcuni aspetti della nostra esistenza. Compromettere seriamente. Quindi, oltre al piacere che proviamo, c'è anche una compromissione molto forte, legata proprio nel nostro profondo, nella sfera emotiva, affettiva e relazionale. Se espresso in forma di abuso, si manifesta come problema esistenziale. Già la parola abuso connota un'assunzione di potere verso un'altra persona che può creare un problema esistenziale, ma non solo a chi fa l'abuso, ma a chi è non solo alla gente che fa l'abuso, ma anche a chi è investito da questo abuso. Il piacere è come certe droghe medicinali: per ottenere sempre lo stesso risultato bisogna raddoppiare la dose. Quindi, se ci poniamo di fronte all'aspetto affettivo, relazionale e sessuale come piacere, solo come piacere, ripeto, non ne faccio una questione morale, ognuno di noi ha l'idea di come gestire la propria sessualità, ma quello in cui riflettiamo questa sera è il fatto che se devo raddoppiare la dose per sentire solo il piacere e sentire solamente il piacere, può creare quello che abbiamo detto prima, complicanze nella nostra sfera sessuale e aspetti molto forti e pesanti nella nostra esistenza personale. Quindi quando cerchiamo come la gola solamente il piacere di quello che abbiamo di fronte, allora ci dovremmo fare un punto di domanda. Il punto di domanda lo lascio a voi, perché abbiamo detto che non ne facciamo una questione morale. Quindi se io risponderei a questa domanda, forse andrei oltre e quindi ci fermiamo qui. Fatevi una domanda: se continuate a perdurare solamente nella vostra esistenza in piacere assoluto, che sia quello della gola che quello della lussuria. Quello della gola diventa un problema serio allo stesso modo quando è legato all'abuso del cibo o degli altri elementi che abbiamo detto, piuttosto che l'uso legato a un bisogno naturale, perché il cibo come la sessualità sono aspetti solamente biologici naturali, quindi è naturale avere il senso della fame, è naturale avere voglia di fare sesso. E quando le due cose diventano esageratamente ricercate, al di là di quello che è la dimensione di vita di ogni persona a 360 gradi, che diventano un problema. Per quanto riguarda il cibo, anche il cibo può investire molti aspetti dell'esistenza,
anche in questo caso molte volte a livello emotivo, affettivo e relazionale, e il problema è che entrambi nascono per rispondere a un bisogno naturale e quindi trovare un equilibrio nell'uso piuttosto che per non cadere nell'abuso non è sempre semplice. Devi riscrivere: l'ingordigia è un rifiuto emotivo, è il segno che qualcosa ci sta divorando. Senza che facciamo 10.000 esempi, una cosa che sicuramente è comune a tutti è l'ansia, è il mangiare quando si è in ansia, no? Cioè, lo stato d'ansia porta spesso a mangiare in maniera eccessiva, anche in maniera sbagliata, anche in maniera eccessivamente abbondante, anche mischiando cose che fanno male, ok? È chiaro che non stiamo rispondendo a un bisogno fisiologico, in questo caso ma a un bisogno psicologico, ok? Ma accade lo stesso per la sigaretta, accade lo stesso per il bicchiere in più che si beve, okay? Quando lo stato emotivo in qualche modo è alterato e non si trova un'alternativa sana, bene? Per affrontare in questo caso, come esempio, ho fatto il discorso dell'ansia. Quindi se espresso in forma di abuso si diventa un problema esistenziale che tocca comunque la radice dell'accettazione di sé o del rifiuto di sé, bene? Attraverso il modo in cui noi mangiamo e ci doniamo il cibo, esageriamo nel cibo, diciamo molto di quanto accettiamo noi stessi o rifiutiamo noi stessi, bene? E questo ovviamente, come per autista, ci teniamo a sottolinearlo, rappresenta anche un punto importante nell'educazione, perché l'adulto che in qualche modo conduce questa sorta di abuso, di squilibrio nella propria vita, è comunque un modello per le persone che educa, bene? Quindi il fatto di lavorare poi su un'autoregolazione significa anche assumersi da adulti la responsabilità dei figli o dei minori che poi seguono questo tipo di modello. Non è raro, noi lavoriamo tantissimo con mamme, papà e bambini in questo centro, non è raro vedere che se c'è una mamma o un papà ansioso che butta tutto molto sul caramelle, come mangiare, buttare giù, ingoiare, eccetera, spesso fanno anche figli perché seguono lo stesso modello, okay? Come si manifesta dal punto di vista del vizio? Ecco perché ho messo la parola peccato. Bene, come si manifesta? Sostanzialmente in queste quattro modalità, può esserne presente una sola o tutte, bene? Quindi non risponde più a un bisogno fisiologico, ma a un'alterazione nel comportamento quando si mangia troppo rispetto a quanto si ha bisogno, bene? Quando si mangia al di fuori degli orari prestabiliti, mangiando in maniera esagerata, non sto parlando degli spuntini chiaramente, di metà mattina o metà pomeriggio, che poi tutti i nutrizionisti dicono che invece sono la cosa migliore proprio per non esagerare poi nei pasti, no? Però chiaramente è proprio ancora una volta un po' quella buffarsi che viene fuori ogni tanto quando si esagera. Desiderare mangiare in modo esagerato pasti prelibati. La prima immagine che vi abbiamo fatto vedere con la donna sensuale era fatta di cibi prelibati, bene? Molto curati, okay? Raffinati, con delizia, ipercondditi. C'è una dipendenza anche di questa sessualità, insomma, ci stanno come nella sessualità, così nel cibo, tra poco lo vediamo, gli stimoli visivi sono importanti. Esagerati, gente esagerata, insomma. Esatto, stiamo dicendo proprio quello. Mangiare in modo avido con ingordigia. L'ingordigia vuol dire che penso solo a quello, sto proprio lì e vivo per mangiare, ok? Non mangio per vivere, ma vivo per mangiare, ok? Che è l'esatto rovescio. Qui abbiamo voluto mettere questo racconto, che è un racconto anonimo di una ragazza, e le sue parole in un certo senso ci accompagnano un po' al tema di questa sera. Lei scrive, è un racconto autobiografico, e scrive: quando si seducono le persone per gioco, all'inizio ti diverti, ma poi quando avevi deciso di passare oltre, ti ritrovi a che fare con un ebete che non può più vivere senza di te. Il piacere per me è la cosa più importante, sono sempre alla ricerca.
Il piacere sta nella soddisfazione fisica, nella sfida di riuscire a occuparsi di qualcuno con una specie di inquilino abusivo. Amo possedere le cose come le mie come le persone. Il mio totale narcisismo mi porta ad umiliare gli altri per trattenerli, per dirigerli nell'intimità, l'unico luogo dove posso sentirmi libera. Chiedo scusa, le chiedevo una delucidazione nella frase mi porta ad umiliare gli altri per trattenerli, che significa? Allora, diciamo che un po' mi ha anticipato, nel senso che io volevo che voi riusciste a tirar fuori da questo racconto che non è finito le parole, le frasi che non sono nemmeno tanto difficili, che uniscono un po' l'aspetto della lussuria. Okay? Abbiamo detto che la lussuria, gli aspetti negativi quali sono? Quindi l'esistenza legata al potere, al possedere, al piacere. E questa persona si esprime chiaramente, senza mezzi termini. Non ha paura di dire quello che prova, perché sente quello, soprattutto quello che fa. Quindi questa è una buona lussuriosa, nel senso che è consapevole di quello che fa. Quindi in un certo senso siamo avvantaggiati, perché si parla a sé e parla agli altri in maniera specifica, dettagliata, senza usare dei sinonimi, senza usare delle metafore, senza girare intorno al problema. Ok? Quindi, oltre a quella frase che dopo ci ritorniamo, quali sono gli aggettivi, le parole, le frasi che riconducono a un atteggiamento lussurioso? Amo possedere. Amo possedere. Cosa? Piacere. Soddisfazione fisica. Cosa possedere? Le cose, le persone. Le cose come le persone? Come le persone. Quindi? Amo possedere, poi? Dirigere. Il piacere per me è la cosa più importante. Esatto, il piacere per me è la cosa più importante. Dominare i pensieri di qualcuno. Dominare i pensieri di qualcuno. Quindi vedete che dietro l'atteggiamento fisico puramente sessualizzato c'è una lettura molto elaborata dietro. Oltre al piacere fisico immediato dell'atto, del gesto, dell'amore, del sesso, si vuole possedere l'altro. Si vuole possedere l'altro, ma non solo fisicamente, ok? Le prime due frasi sono chiare, delucidano il comportamento. All'inizio ti diverti, poi scopri che hai a che fare con un ebete. Ok? Perché il lussurioso non è che ti dice piacere, sono lussuriosa, e poi ciao. Ok? Quindi in un certo senso sono gli atteggiamenti, le riflessioni, i comportamenti che esistono persone di questo tipo. Esistono perché è legato soprattutto alla propria personalità, alla propria esistenza. Quindi non si nota pure di solito, no? L'atteggiamento un po' sfrenato, soprattutto la parte maschile, ma non perché faccio una questione di genere, perché a tutt'oggi è più permesso un uomo esprimersi sessualmente che una donna. Questo siete d'accordo tutti, credo, no? Non è che faccio una questione di genere, è solamente una possibilità di esprimersi un po' più apertamente. Poi la donna comunque lo fa, ma lo fa in maniera diversa. Non dico che non lo fa, lo so, la donna lo so. Però l'uomo è più accettato. Queste sono cose ridondanti che si dicono, però fino a quando la società non cambia continueremo a dirlo, perché comunque veniamo sempre a conoscenza di queste situazioni, no? Quotidianamente, che l'uomo si esprime in maniera diversa, è più libero sotto questo aspetto. Quindi soddisfazione fisica, sfida, possesso, totale narcisismo, sono frasi forti che collegate a uno sviluppo della personalità. Sono frasi impegnative, che sono dei segnali come il peccato della gola, che ha determinati segnali come la buffana, ok? Scusami, non mi ricordo quello che avevi chiesto. Mi porta ad umiliare gli altri per trattenerli. Che significato già? Che io trattengo gli altri solo se li umilio, ok? Li ritrovo, li ricerco. Solo se tu mi fai umiliare, allora io ti cerco. Ma umiliare come? Umiliare fisicamente. Ma se tu li umili, cioè, le persone se ne vanno via. Certo che non riesco a fare. No, dimmi pure. Ti dicevo, se tu li umili, la teoria è
che le persone si allontanano. No, no, non è questa, non è la teoria. Questo è il buon senso comune, ma nella sfera privata, intima, non è così, perché la sessualità copre un aspetto ancora troppo nascosto in noi. Noi non siamo così liberi da poter parlare delle nostre inclinazioni, delle nostre tendenze. Lo facciamo troppo spesso, poi lo vediamo più avanti, è una questione di morale. Quindi fino a quando colleghiamo l'aspetto sessuale alla morale, siamo un po' frustrati, posso usare questo termine? Quindi ci sono persone che quando umiliano, ok, si sentono soddisfatte e sanno che possono umiliare quel tipo di persona. Perché se sei in un rapporto così, ti sai far anche umiliare, se no non ci sei. Per voi l'umiliazione cos'è? Superiore. L'umiliazione in sé, rapportata a questo racconto. Ma sentire la persona inferiore non è una cosa negativa, che poi quella persona appunto se se ne accorge si può allontanare. Ma se è un gioco forse? No, vabbè. È la sessualità, no? Sì, no, ma però se è una cosa che si può fare, quella si allontana poi. No. Sì, tendenzialmente la letteratura ci insegna questo, cioè che tu vai umiliando. No, nella sessualità è un gioco, no. Lo usano come gioco. Per esempio, un rapporto di un padrone e servo. Sì, è un gioco, no? Non c'entra con l'umiliazione, cioè di non piacere quella persona, di disprezzarla, sì, no, è anche questo, non della sessualità. Io volevo solo aggiungere questo, uno delle aspetti. Umiliare l'altro, sì. Alla fine si scontano. Adesso vi rispondiamo, se permettete. Allora, un attimo. Dunque, uno degli aspetti della lussuria che è intesa anche come forma di perversione sessuale è quella sadomaso. Bene. In questo caso c'è una storia di una ragazza che si definisce narcisista. Il narcisista per eccellenza è uno che mette solo se stesso al centro. E il proprio piacere, e le ricerche all'altro sono come conferma del proprio piacere e della propria grandezza. Quindi qui il discorso della spiegazione dell'umiliare per trattenere sta nella fase successiva, per poter dirigere bene. Cioè l'obiettivo di questa ragazza non è quello di amare una persona, ma di perseguire il proprio piacere attraverso l'uso dell'altra persona, ok? Quindi è proprio nell'umiliare l'altra persona, nel poterla comandare, nel poterla dirigere bene, che trova il massimo del piacere, tant'è vero che dice che è un sedurre le persone per gioco, ok? E nel rapporto sadomaso si chiama così perché se da una parte c'è un sadico, da quell'altro c'è un masochista, cioè se da una parte c'è uno che prova piacere facendo del male, dall'altra parte c'è uno che prova piacere a ricevere del male, ok? Quindi nella sentirsi umiliati alcune persone trovano a se stesso il loro piacere, ecco perché si trattengono in un rapporto di questo genere, ok? Andiamo avanti perché c'è un altro pezzo di questo racconto. Io vedo le relazioni con le persone in termini di possesso o di sfruttamento. Seduco per avere ogni cosa dell'altro. Prima di tutto il sano piacere che mi crea un senso di godimento infinito. Certo, è un gioco che non posso controllare, è come appiccicare un incendio, posso scegliere come farlo iniziare, ma poi prende vita propria. Sfruttamento significa potere assoluto, non mi innamoro mai dei miei possedimenti, li perseguito, li sfrutto, perché la cosa mi eccita. Vincerò? Perderò? Questo non lo potremmo mai sapere. Quello che vi voglio far notare è che vi chiedo questo, in questo racconto le due personalità, credo che sia una domanda semplice, sono allo stesso piano, passatemi questo termine non proprio scientificamente corretto. C'è una persona, che cosa fa quella persona? Ci sono due persone, no? C'è un dominatore, c'è un dominato, ma non solo fisicamente, ok? Ci sono aspetti che pratica
continuamente nella relazione. Se non ci sono questi due approcci del dominato e del dominante, no, questa relazione non può esistere. Ecco perché la frase di prima diceva, come che dicevo che adesso non mi ricordo, li dirigo per trattenerli, ok? Ti porto a umiliare gli altri per trattenerli, per dirigere nell'intimità, quindi gli altri. Io percepisco l'altro per dirigerlo, per fare dell'altro quello che voglio. Stiamo parlando di una situazione abbastanza complicata, eh? Stiamo parlando di una relazione. E ti ricomando. Dice, nell'intimità è l'unico luogo in cui mi sento libera, come dire, solo se faccio questo mi riconosco come persona che esiste. Bene? Esisto solo nella misura in cui riesco ad agire in questo modo. E quindi riconosce se stesso o se stessa in questo caso. Perché ragazzi, questa è sempre la stessa persona. Sempre la stessa persona. Quindi ho voluto in un certo senso portare tutto quello che oggi affrontiamo giornalmente, quindi sono i termini che più ci accomunano in questo periodo, quindi il torpiloquio, il modo di parlare, la lussuria, come si manifesta anche con il torpiloquio, il modo di parlare turpe, osceno, volgare, con un atteggiamento di depravazione, quindi una persona viziosa e corretta. Corrotta, scusate, la superiamo. Quindi anche la pedofilia, la tradizione verso il paidos. Mentre scrivevo pedofilia, ho avuto un fastidio a pensare all'aspetto dell'attrazione verso il paidos. Che cos'è il paidos? O paidos? Greco ancora non. Paidos. Che vuol dire? Che cos'è la pedofilia? Non è difficile, che cos'è la pedofilia? Sono i padri che. No, il padre, un adulto che fa sesso col minore. Esatto, poi dopo il fanciullo. Quindi mentre la scrivevo pensavo che come linguaggio per un incontro così comunque leggero. Paidos da dove deriva? Credo che sia latino, greco. No, è greco, paidos vuol dire fanciullo, quindi bambino, minore, va bene? Ma come ti piace questa cosa nell'uomo? Guardaci finire la cosa. Quindi c'è questo atteggiamento un po' anche lussurioso in un certo senso, perché è sempre una forma di potere verso un'altra persona, un potere assoluto in questo caso della pedofilia. Disprezzo per la vita futura, la perversione senza rispetto, le forme di potere sull'altro. I racconti che abbiamo letto precedentemente ci indicano proprio la reale perversione e la forma di potere sull'altro, che non, in quel caso non sono nemmeno inconsci o inconsapevoli, che sono proprio reali, lei lo mette per iscritto e dice io mi comporto così perché voglio ottenere questo. Quindi sono forme di potere sull'altro che esistono, non sono così lontane dalla personalità di alcune personalità. Esistono e le dobbiamo riconoscere, soprattutto perché siamo bombardati mediaticamente di questi due vizi come lavoro e la lussuria ogni giorno. Tutto quello che ci attrae, chi lo crea sa che ci attrae in quel modo e quindi in un certo senso sono vizi che vengono condannati da anni, da decenni, da sempre, però se funzionano economicamente ce li metto, non mi importa. Chi sta a riconoscere questo atteggiamento poco consono, no? anche a una funzione mediatica della televisione, può essere anche educativa, oppure anche al linguaggio di un giornale, oppure un manifesto, sta a noi. Quindi dobbiamo opporci a questo tipo di diffusione, a questo tipo di cercare l'attenzione dell'altro solamente prendendolo per la gola e per la lussuria. Okay? Sta a noi adulti, spiegare anche che non va bene, come pedagogiste, comunque l'abbiamo detto prima, ai ragazzi che cresciamo. Non va bene, ma non è perché non va bene perché c'è una concezione morale dietro. Non va bene perché non possiamo essere bombardati così gratuitamente di aspetti così importanti della nostra vita personale. Cioè schiave praticamente. In un certo senso, immediatamente ci rendono degli schiavi, perché le personalità sono tutte diverse, non siamo nessuno uguali, ok? Soprattutto il periodo dell'età evolutiva,
i ragazzi, adesso si parla tanto di educazione sessuale e non si fa in assoluto l'educazione sessuale vera, non si parla di educazione sessuale, è proibito parlare del sesso, però i ragazzi se vanno in internet, vedono la TV, si aprono quello che aprono, hanno sempre davanti il cibo e il sesso come primo denominatore del linguaggio. Ma io so che ne parla anche a scuola l'educazione sessuale. Non proprio. No, se ne parla sicuramente, ma non basta. Non basta perché si accenna, sono semplici accenni, e soprattutto sono sempre i dotti che fanno l'educazione sessuale. Invece l'educazione sessuale, a mio parere, deve venire da chi si pone il problema. Quindi se io ho ogni tipo di problema che ho, anche quello un po' più poco corretto nel dirlo, lo devo esporre, perché altrimenti la mia personalità rischia di cadere in quei temi che abbiamo affrontato ora. Quindi il potere, quindi l'altro come piacere. Se io ho dei dubbi, delle mie perplessità nel mio inconscio, nella mia crescita personale, affettiva, soprattutto nella sfera evolutiva, se so che qualcuno mi accoglie, anche se dico cose poco corrette, credo che la personalità si modifichi in un certo modo. Se invece mettiamo solamente davanti una questione morale, perché non si deve dire che se non è corretto non è giusto, ok, non lo dico, ma dentro di me non si assolve quel problema, rimane. E dove va? In alcune personalità va nel tempo direzionato in alcuni aspetti sani, in altre possiamo cadere nella depravazione, nella pedofilia, nella lascivia, nella pornografia, tutto quello che magari bastava un piccolo aiuto, un piccolo sostegno, oppure un'educazione sessuale vera, si poteva anche, non lo sappiamo, però si poteva anche assolvere. Perché quando ci raccontiamo, siamo più liberi. Se siamo più liberi, a livello di apprendimento, qualcosa in noi si modifica. Ah, già che veniamo accettati, ok, nonostante il problema sia grande, però dentro di noi si vibra quel problema, prende forma. Abbiamo un aiuto. Diciamo che uno dei fenomeni che abbiamo affrontato recentemente anche attraverso i giornali e mass media è quello delle baby prostitute, no? È uno degli ultimi che è venuto fuori. E poi ne parliamo più avanti del discorso dell'educazione sessuale, che non è solo educazione all'atto sessuale, la sessualità per i ragazzi, per i bambini e per i ragazzi che crescono è proprio una dimensione di identità, essere maschi, essere femmine, avere un determinato tipo di bisogni di crescita, consapevolezza di un corpo che cambia, ma anche una psicologia, anche il cambio di un'affettività che cambia, cioè la sessualità e tutta la sfera relazionale. Bene. In questo caso stiamo parlando di una lussuria come di una fame di sesso alterata, una fame alterata, bene, quindi non regolata, ma sregolata, tant'è vero che si dà proprio questo tipo di definizione. Riprendendo il tema della gola, troviamo lo stesso, possiamo lo stesso associare la gola chiaramente alla fame, a tipologie diverse di fame, va bene? Allora, per ridimensionare un attimo le tracce troppo drammatiche che stanno venendo fuori, invece queste immagini che tutti conosciamo, di serie nobiltà, uno dei film più belli che ha fatto tutto, bene? Questa è la famosa scena dei loro morti di fame che ricevono questo dono e questo pranzo veramente in questo caso prelibato e mangiano effettivamente per fame, okay? Quindi la prima fame che colleghiamo alla gola è la fame quella biologica che dicevo prima, quella per sostentamento, okay? Quindi quella naturale, quella che troviamo tutti perché avvertiamo il senso di vuoto della fame vera, quindi lo stomaco che borbotta, la debolezza, bene? E il bisogno di mangiare per riavere energia, bene. Poi esiste anche un'altra fame che è sempre corporea, che è una fame per temperatura, bene. Spesso accade che quando il corpo prova freddo ci sono vari modi per riscaldarsi, uno di questi accade con naturalezza nei bambini piccoli, negli adulti si cerca di stare più attento, però può accadere di avere bisogno di rilasciare più liquidi, tant'è vero che se si prende freddo si va spesso di più al bagno per fare la pipì, per urinare, ok? Nei bambini piccoli questo accade quasi in modo spontaneo, quando prendono freddo spesso fanno questa pipì che è calda e quindi riscalda bene, fa questo effetto di riscaldamento.
Quando si ha molto freddo spesso si ha bisogno di questa compensazione, di una bevanda calda, di un cibo caldo, bene, che ridà di nuovo energia di fronte a tutte le energie spese per combattere il freddo, ok? E qui siamo ancora in un aspetto fisiologico, ok? Quindi chiamiamolo normale. Adesso giochiamo un attimo insieme, questa immagine qua che tipo di fame ci fa pensare? Se poi qualcuno di voi ha fatto cena, poverini voi, noi adesso vediamo una serie di cose. Bene, c'è una bambina che guarda un bambino, due genitori che guardano il bambino, questo è abbastanza osservato mentre mangia questo pezzetto di pizza. Bene, che tipo di fame può essere? A voi che tipo di fame suscita questa? Indotta. Fame. È una fame per emulazione, bene? Quante volte ci capita di sentire appetito solo quando vediamo persone che mangiano? Bene? C'è uno che mi mangia davanti, uno che mi mangia vicino, viene voglia anche a me, ok? Per emulazione. Magari non ho neanche tanto appetito, però viene fuori questo tipo di fame. Perché siamo tutti facilmente influenzabili, no? Quindi la fame è contenuta come uno sbadiglio, ci capita che se ci sbadiglia qualcuno davanti sbadigliamo anche noi, no? Perché i nostri cervelli contengono dei neuroni che si chiamano neuroni specchio, bene? E l'altro, agendo in un certo modo, mi rispecchia, no? Nel mio cervello c'è proprio lo specchio, mi rispecchia lo stesso tipo di stimolo, ok? Anche il cibo non è da meno, ovviamente i bambini tendono a volere quello che i genitori o che gli adulti mangiano. Quindi ai bambini passa la fame quando gli adulti, o passa la fame o passa la sete quando gli adulti mangiano e bevono insieme a lui, ok? Quindi chiedono l'acqua o chiedono da mangiare. E è chiaro che un buon approccio al cibo e quindi una buona risposta alla fame ha a che fare con l'educazione in questo caso. Bene. E quindi è bene insegnare il processo decisionale sano, cioè non puoi decidere di mangiare solo perché vedi qualcuno che sta mangiando o perché vedi qualcuno che ti fa venire voglia, ma devi rispondere comunque sempre a un bisogno reale, bene, non a un bisogno di emulazione. E se tutti attorno a noi mangiano tranne che noi, spesso capita questo, cioè che viene fuori questo stimolo per emulazione, bene. Poi, vediamo un po', questo che mi fa venire in mente sono due stimoli visivi, ecco, ovviamente se guardate gli occhi vanno diretti verso il dolce, verso la mela, ok? Se vi dovessi chiedere quale scegliereste voi, beh, a meno che non state aspettando a dieta in questo momento, cosa che non credo di essere arrivato a Natale, quindi ci abbiamo panettoni, dolore, eccetera. Questo ovviamente è una fame per stimoli esterni, quindi non posso essere, non sono stimolato solo dalla persona che mangia accanto a me, vicino a me, eccetera, ma proprio dall'oggetto stesso, bene? Quindi quante volte ci può capitare di passare davanti a vetrine, pizzerie, dolci varie, eccetera, e proprio per lo stimolo esterno entrare e andare a mangiare o a comprare qualcosa anche se in effetti non c'è l'appetito, bene? E quindi il profumo del cibo, per esempio, è un altro stimolo, adesso quello era visivo, però anche il sentire l'odore del cibo, no? C'è il famoso detto che fa venire l'acquolina in bocca, ok? Sento il profumo e sento questo desiderio. E infatti sotto c'è la fame per gola, no? Perché sento questo desiderio che viene proprio dalle papille gustative, perché si sa che quel gusto, quel profumo corrisponde a un gusto che ci piace, ok? Infatti i bambini piccoli che devono imparare a mangiare un prodotto, soprattutto le cose che fanno bene, se sentono un odore che a loro non è gradevole, per esempio penso ai broccoli, agli spinaci, alle cose che devono imparare a mangiare, spesso dicono non mi piace perché è passato il gusto attraverso l'olfatto, quindi non provano spesso neanche ad assaggiare perché sentono un odore che non è gradevole. Okay. Oh, poi ci abbiamo questi altri tipi di fame che ci portano piano piano a capire come la gola poi ci può trascinare, diciamo, in una difficoltà di gestione poi, di autoregolazione. La prima è la fame nervosa, quella che dicevamo un po' prima, anche legata all'ansia, ok? E ci spinge a far andare la bocca e quindi si arricchia molti vizi o ha smesso recentemente con altri vizi come l'alcol e il fumo. Quando si dice che smettere di fumare fa ingrassare, bene,
in realtà ci si ingrassa perché le persone che non fumano hanno comunque bisogno di mantenere il gesto, mettere qualcosa in bocca, e quindi o vanno con le caramelle, o vanno con le liquirizie, o vanno e tutti i zuccheri che si mandano dentro, oppure hanno la fame nervosa perché non fumo la sigaretta, mangio il cioccolatino, oppure un pezzo di pizza, e chiaramente ne viene fuori questo aspetto sicuramente che risponde a un atto di nervosismo. Poi c'è la fame antidepressiva. Allora, intanto per la prima, chiaramente ho messo questa immagine che è abbastanza rende una persona nervosa che mangia, va bene? Fame antidepressiva, giornate noiose, piovose, grigie, che sembrano non finire mai, quando avremmo voluto uscire a fare altro, senza neanche accorgerci come mangiamo a mangiare, dolce e salato. Tralascio ovviamente l'aspetto legato al dolce e salato nel ciclo mestruale della donna, che in quel caso non parliamo di una fame alterata, ma di una fame ancora biologica, quando si dice che le donne a un certo punto del mese mangiano cioccolato, è vero, perché c'è bisogno di integrare gli zuccheri, però non è un vizio, bene? Cioè, parlo di cose che le donne sanno benissimo, quindi no. Okay, per cui c'è questo aspetto di integrazione, di bisogno, qualcuno ha più bisogno di dolce, qualcuno ha più di salato, però c'è sempre questo riequilibrio che ancora una volta è una risposta fisiologica ovviamente, bene? Che anche in pochi casi in cui le donne mangiano la cioccolata senza sensi di colpa, bene? Poi, senza nemmeno accorgerci, quindi mangiamo questo poco alla volta, ma ogni mezz'ora di fatto mangiamo per provare piacere, per sentirci appagati. Non so chi di voi si ricorda che il film di Nanni Moretti e Cebombo, dove lui aveva questa scena con questo mega galattico bicchiere di Nutella, dove lui affondava i suoi momenti di malinconia e di depressione. La Nutella ormai sta dentro tutti i nostri archetti, insomma, rispetto all'antidepressivo. Okay. Dustin Hoffman? No, questo è Nanni Moretti. Ah, Nanni Moretti. Che è più bravo di Dustin Hoffman, è bravo. Allora, fame conviviale. No, non si può dire. Ok? Come si può dire? No, Molti amano l'atto di mangiare per la sua convivialità, bene? Lo stare insieme. Per il lato sociale, perché stare insieme si sta insieme a più persone, è quello di chi ama fare grigliate, partecipare a banchetti nuziali, eccetera. E chiaramente qui c'è una figura tipica di sagra, eccetera, adesso non si usa più, ma molti anni fa, per parlo degli anni 70, quando ero ragazza io, ricordo con nostalgia quei matrimoni sotto i cavalloni, le campagne, eccetera, che duravano, c'è pranzi che duravano 8 ore, no? Dove si cominciava anche adesso sarebbe certo, okay. Questo qua pure quando si va nei banchetti eccetera, se fai sul matrimonio un po' non finisci più a mangiare, infatti sto dicendo quello, quindi in pratica succede sulla spesso testa. Fammi finire di parlare dopo di allora, succede spesso che quando siamo per banchetti, sagre eccetera, ancora una volta non stiamo rispondendo a una fame reale ma una serie di chiusonerie. Spesso quando si partecipa a matrimoni o comunioni, in effetti finito l'antipasto, finito il primo, uno può dire tranquillamente di essere sazio, invece si va avanti, no? Anche in questo caso proprio per il piacere conviviale. Grazie. E poi c'è un aspetto che lega moltissimo la gola con la lussuria, che è quello dell'immaginazione, bene? Allora, a volte basta il pensiero per avviare il processo di fame, così come basta il pensiero per avviare il processo di una sessualità alterata, ok? Non c'è da stupirsi se pensiamo che anche l'eccitamento sessuale può partire da una semplice immaginazione. Questo tipo di fame avviene quando pensiamo a determinati cibi, ad esempio ascoltiamo un amico che ci racconta nei dettagli la cena del giorno prima. Poi c'è la fame chimica, ovviamente, che conoscete tutti, penso, che è un termine slang che viene utilizzato per parlare di quella fame che viene dopo l'uso di sostanze stupefacenti, okay? Soprattutto la cannabis o comunque altre droghe. Non si tratta di una fame naturale, perché è una fame indotta e quindi di fatto c'è un'alterazione totale, bene, dello stimolo della fame.
Poi c'è la fame biologica, quella di cui abbiamo parlato, che è quella in realtà. Ah, quindi viene fame, cioè dopo che si usano queste sostanze di asci. Appena ti fai una canna, dopo ti mangi anche tre piatti di pasta. Sì, no! Quando parliamo di problematiche legate a una fame invece che non è consapevole, bene, andiamo avanti, andiamo di fronte invece a una fame che è psicologica, che è quella d'affetto, anche la fame nervosa che abbiamo detto è psicologica, ok? E in questo caso vi leggo anch'io un pezzettino tratto dal blog di una ragazza che soffre di anoressia. Questo blog lei l'ha intitolato come un fiore, perché è un fiore fragile, chiaramente, quindi va curato. Vi leggo questo pezzetto, siccome si legge piccolino, lo leggo direttamente io. Che cosa scrive lei? Dice: conosco tre tipi di fame: fame fisiologica, fame nervosa, fame d'affetto. La prima la provo nei momenti dei pasti, molto spesso anche tra un pasto e l'altro, parla della fame fisiologica. Soprattutto se non mi trovo qualche attività da svolgere. La seconda la conosco meglio, la fame nervosa. È quella che mi trascina dietro più o meno da 4 anni. Quella fame che quando frequentavo scuola provavo quando ero sotto pressione, perché volevo raggiungere il massimo dei voti. Quella fame che ancora oggi provo alla sera appena penso al giorno seguente, a cosa mi aspetterà, a cosa potrebbe succedere, a quanto sia faticoso affrontare un altro round con la mia malattia. Mi viene questa fame anche quando sono arrabbiata per il comportamento di qualcuno, quando sono triste, quando dentro mi sento vuota, un vuoto che non so come colmare e che mi fa impazzire. Fame d'affetto e d'amore, forse la fame che sento di più e in modo non consapevole. Sono alla continua ricerca di persone che possano darmi affetto, amicizia, calore. Non mi accontento mai, vorrei sempre di più. E allo stesso tempo ho tentato di diventare invisibile agli occhi altrui, nascondendomi dentro me stessa e dentro il mio malessere. Sono alla ricerca di affetto, malgrado in molte situazioni io mi sento un peso per le altre persone. Per questo motivo molto spesso tendo a tenere le cose che mi fanno male dentro, perché tirarle fuori vorrebbe dire caricare queste persone di ulteriori pesi, che non sono loro, ma miei. Sono circondata da persone che mi vogliono bene, che mi stanno vicine, che si informano sempre di come sto, di come procedono le mie giornate, la mia scalata. Persone che mi sostengono, che mi danno la loro mano quando sono in difficoltà, che mi porgono la loro spalla sulla quale piangere. E dopo tutto questo, cos'altro vuole la mia malattia? E finisce scrivendo: cosa si cela veramente dietro questo mio bisogno? Dietro tutta questa fame, dietro al mio rapporto anomalo con il cibo, non so darvi risposta. So solo che è grazie a tutte quelle persone che sto continuando a proseguire per una strada sconosciuta e tortuosa. E ringrazio a tutti quelli che leggono il suo blog. Allora, le forme di squilibrio collegate a un'alterazione della gola, quindi un'alterazione anche del rapporto con la fame, sono sostanzialmente queste che vedete, quindi l'obesità, l'anoressia e la bulimia. Bene? E parliamo di disturbi veri e propri dell'alimentazione che hanno comunque sempre una forte connotazione psicologica. Bene? L'obesità, che è una fame che gonfia e ingrandisce, bene? L'anoressia, che è una fame che invece nasconde e fa sparire, questa la ragazza lo dice, vado sempre più dentro me stessa e cerco di sparire, di fatto cercano di dimagrire fino al punto di poter sparire. Bene. La bulimia, che è una fame che viene cercata e rifiutata, il bulimico, la bulimica mangiano e si provocano il vomito. Bene.
Quindi è un continuo ricercare, mandare dentro, ingoiare, cercare di sentirsi vivi, ancora una volta buttare fuori e cercare di non essere vivi. Bene. Come vedete è quello che abbiamo detto, aspetta, fammi dire. È quello che abbiamo dovuto per forza di cose dire all'inizio, cioè legato a un problema esistenziale. Ok. Allora, nel caso dell'obesità, Silvia diceva giustamente prima dei condizionamenti culturali, no? Pensate quanto noi ci stiamo dentro i condizionamenti culturali. Ci sono un sacco di trasmissioni, soprattutto serie TV di matrice americana, che fanno quelle robe di super gli obesi, no? Allenatore, dieta, eccetera, nell'arco di 2 mesi devi dimagrire 40 kg, eccetera, perché chiaramente i magri nella nostra società sono sicuramente più apprezzati, rappresentano un modello positivo. E quindi uno che è obeso tende comunque a sentirsi già molto poco efficace nell'immagine di sé, immagine sociale ovviamente, e quindi è a rischio di autoesclusione sociale. Per questo tutte le discipline che un tempo servivano per salvare l'anima, peccato di gola, mortificazione, astinenza, digiuno, bene, oggi sono state reintrodotte sotto forma di esercizi, diete, moderazione e misura, però non tanto per garantire un benessere fisico, cioè proprio per la salute in sé, che ovviamente su questo siamo d'accordo tutti, ok? Ma per salvare l'identità della persona grassa e la sua possibilità di essere accettata e cercata. C'è una trasmissione in televisione che forse qualcuno di voi avrà visto, mi pare che sia su D-Max, non mi ricordo, che è dedicata in modo particolare agli adolescenti obesi, bene, e tutto il percorso è sempre, tende sempre a ribadire, a risottolineare quanto sono esclusi dal gruppo, fanno finire dopo intervento. Quando le tecniche e le diete naufragano in gioco non c'è più l'appagamento alimentare ma la sicurezza rispetto alla propria persona che non ha trovato dove ancorarsi. Non è un luogo comune dire che la persona che è obesa lo è per un problema di salute fisico, bene? Perché a volte è anche un fatto cromosomico di predisposizione. Ci sono persone che diventano obese proprio perché attraverso tutta la ciccia che mettono addosso cercano di creare una sorta di barriera di difesa verso il mondo, quindi in realtà coprono una personalità fragile, una difficoltà a incontrare gli altri essendo se stessi. Okay? L'anoressia, come sapete, è un disturbo molto diffuso, si pensa che sia legato solo alle ragazze, no, l'anoressia è anche, colpisce anche i ragazzi, in numero maggiore le femmine, in numero minore i maschi, ma c'è anche sui maschi, ok? Anche in questo caso la personalità che c'è dietro è una personalità fragile. Avete visto il blog di quella ragazza, lei che ci tiene ad avere i voti al massimo, lei che comunque deve essere sempre al meglio. Dietro ci abbiamo sempre una personalità molto perfezionista e molto rigida, bene? Per cui non è mai soddisfatta di sé, okay? E spesso poi a questo si associano tanti altri fattori, quelli culturali di condizionamento, le veline che rappresentano il massimo, le modelle eccetera che condizionano chiaramente l'immaginario femminile, quindi sono bella solo se, valgo solo se, bene, c'ho questo aspetto di apparenza così accattivante. E poi ovviamente ci sono fattori anche relazionali, spesso dietro ci sono relazioni alterate con, all'interno del sistema familiare con i genitori. Okay? Quindi le anoressiche arrivano al punto di vedere un pezzo di pane come un dannoso concentrato di zuccheri e una goccia d'olio come un inaccettabile cumulo di grassi. I 30 kg sono il loro sogno, il no grazie ad ogni offerta di cibo è il loro vanto. Bene? Visto che non riesco a essere perfetta quanto voglio all'esterno, perfeziono al massimo il mio corpo in questo modo. Bene, in realtà parliamo di una fame nascosta, perché la fame ce l'hanno, la nascondono, la fame vera, biologica, ma la fame nascosta più profonda è quella che dice quella ragazza, cioè la fame d'affetto. Okay? Il fatto che per primo non tanto non si sentono amate, ma per primo non amano se stesse. Okay, quindi è quel discorso che vi dicevo all'inizio, accettazione e rifiuto di sé.
La bulimia è quello che vi dicevo prima, diciamo che col cibo il bulimico cerca di coprire il senso dell'angoscia, dell'esistenza, del vivere, ok? Ripara il vuoto esistenziale e ristabilendo il contatto con i propri punti di riferimento corporeo. Il lussurioso tutto sommato fa la stessa cosa, bene, solo che cerca questo riparo del vuoto esistenziale attraverso una fame sessuale alterata, ok? Ma il processo mentale possiamo dire che è abbastanza simile, va un pochino più avanti, siamo ora che ci vuole un po' troppo tempo. Per questi due che chiamiamo vizi o peccati, bene, si considera di educare le persone o rieducare le persone a quella che viene definita morigerazione. Non so che idea avete voi rispetto alla parola morigerazione, bene, che ha comunque dei chiari richiami di educazione religiosa, chiaramente, perché i vizi partono da lì, no? La definizione di vizi. Essere morigerati vuol dire in sostanza avere una capacità di equilibrio e di autoregolazione rispetto a tutto quello che abbiamo detto in queste serate, ok? Cioè non possiamo non provare invidia, non possiamo non provare ira, non possiamo non provare questi desideri profondi del lavoro, della sessualità, eccetera, ok? L'equilibrio sta nel fatto di fermarmi e darmi il limite, bene? Pensando al mio benessere per primo e poi al benessere delle persone che stanno accanto a me, ok? Quindi tutto parte da quello che aveva detto, che ricordate Paolo nel primo incontro, cioè questo amore per se stessi, la filautia, che se viene sostanzialmente alterato, da lì discendono tutte le altre problematiche, ok? Ecco, uscire dai condizionamenti culturali è la cosa più importante, perché abbiamo aperto la pubblicità del mining, no? Che erano sette gelati diversi, come sette sono i vizi, bene? E quella pubblicità passava attraverso proprio la gola e la lussuria. E poi altri condizionamenti sono dati per esempio anche dalla pubblicità sessiste o comunque da tutte quelle parti della cultura nostra in cui siamo immersi, in cui abbiamo stereotipi femminili e stereotipi maschili, bene? Le ragazzine che soffrono di anoressia hanno lo stereotipo femminile, dicevo prima, della modella, della velina, eccetera. Okay? Lo stereotipo maschile è quello che comunque deve avere, per quanto riguarda la sessualità, chissà quale alto grado di prestazione, okay? E questo provoca anche un approccio sbagliato a quello che invece può essere un sano vivere, sia con il cibo che con la sessualità. Ok. Noi abbiamo voluto concludere questo incontro con la cura educativa, perché non per ripeterci, ma lavoriamo come pedagogiste con l'educazione giornalmente. In tutti gli aspetti della nostra vita l'educazione è fondamentale, soprattutto in un aspetto così delicato, così importante la nostra sfera personale. Bisogna curare per prevenire tutto quello che abbiamo detto prima, tutto quello che abbiamo affrontato in maniera un po' forte, sia nei termini sia nei comportamenti, no? Quindi la prevenzione è importante perché bisogna educare alla sessualità e educarsi alla sessualità, a una sana sessualità, a un'educazione intima, efficace e libera. Un'educazione, la comunicazione assertiva e intima verso il nostro partner. Cerchiamo di arricchire la nostra comunicazione e la nostra sfera sessuale intima proprio con una comunicazione verbale, per capirsi e per capire quello che l'altro sente, quello che l'altro vorrebbe e quello che io vorrei e quello che io sento. Parliamo della nostra sfera intima, perché non possiamo non nascondere che due persone possono anche interrompersi nella vita, comunque sia coniugale, sia di conoscenza, sia di fidanzamento, perché nella comunicazione intima c'è qualcosa che non è andato. Ma spesso è molto diffuso il non dire. Quando succede che nella sfera intima non si è, in un certo senso, non siamo stati compatibili, quello è un termine un po' brutto, compatibile, se pensiamo a un oggetto, la coppia può anche scoppiare, ok?
ok? Non è una cosa così peccaminosa pensarlo, non è una cosa così nuova, basta parlarne. Basta parlarne principalmente con il nostro partner, perché proprio come anche culturalmente non abbiamo poi questa comunicazione efficace, intima, anche con il nostro partner, condividiamo la vita. Lo dico in più se siamo anche genitori, parliamo ai nostri figli, ma in maniera, come ho detto prima, non morale, non peccaminosa, in maniera libera, aperta, per tramandare la sfera sessuale come fondamentale per lo sviluppo sano della nostra personalità. Quindi questa educazione serve innanzitutto per prevenire la violenza, per prevenire la libidine, la depravazione, per prevenire quello che non riusciamo a non dire, ma dentro di noi esiste, come la fame, come tutti i vizi capitali che abbiamo visto, tutti i vizi che abbiamo visto in precedenza con questi incontri, dentro di noi fanno parte della nostra personalità. Sono stati banditi, non abbiamo potuto affrontarli nel corso del tempo, perché sembrava dire sono peccati, non ne parliamo. Però in noi esistono. In misura minore o maggiore prendono comunque una forma o un'altra forma. Ma noi proviamo ira, proviamo invidia, abbiamo una fame nervosa, a volte siamo lussuriosi. Quindi questi aspetti sono piccoli tasselli della nostra personalità, e l'educazione è un aspetto fondamentale per tirar fuori quello che di sano c'è in noi. Educare noi, educarci, ma educare anche se siamo genitori, educare anche se siamo educatori. Per essere capaci di decisioni autonome e responsabili su come vivere la propria vita sentimentale e sessuale. Ci sono ragazzi, adolescenti, che affrontano questo tema, affrontano questo aspetto della vita così importante con una semplicità estrema, senza considerare che rapporti sessuali prematuri, atteggiamenti sessuali prematuri, condizionamenti culturali forti possono veramente danneggiare la persona, quindi danneggiare noi stessi. A 16, 17, 18 anni non si pensa a questo aspetto, ma poi ci ritroviamo ad essere adulti con delle patologie o con dei problemi forti che possono essere nati da un atteggiamento non sano e non educato del nostro aspetto sessuale. Per prevenire stupri, molestie sessuali, violenze e discriminazioni. Il condizionamento culturale, in un certo senso, una personalità debole, una personalità anche tendente al condizionamento, quindi alla gestione esterna della propria persona, potrebbe capitare in una situazione di stupro, di molestie sessuali, perché non si rende conto che è pericoloso quell'ambiente o quell'atteggiamento. Non si rende conto che alcuni atteggiamenti della propria persona sono a rischio, ok? Quindi educhiamoci alla parte bella della sessualità, educhiamoci alla parte sana della nostra personalità, per prevenire malattie sessuali, gravidanze indesiderate. Noi l'abbiamo messo per ultimo perché spesso quando si parla di educazione sessuale si parla specialmente della medicalizzazione dell'educazione sessuale. Ok? Si deve fare sesso sicuro, perché altrimenti posso avere una gravidanza indesiderata e una malattia sessualmente trasmissibile, che va bene, ma il sesso non è solamente la medicalizzazione di quello che può succedere. Il sesso è una comunicazione con l'altra persona, è un atteggiamento, una scoperta. Quindi forse dobbiamo uscire da questo atteggiamento solo medicalizzato. Gli obiettivi quali sono? Innanzitutto abbiamo pensato di evitare di pensare solamente al rischio, al pericolo e al danno delle patologie, okay? Perché tendenzialmente è diffuso che quando si parla di sesso, se se ne parla, è perché si pensa al rischio e al pericolo e alla patologia. Va bene, quello ci deve essere, ma ci dovrebbe essere anche l'educazione sessuale sana, che nasce da un desiderio spontaneo di sapere non solo come il mio corpo reagisce se mi metto a rischio, in pericolo, ma se io ho delle esigenze da rielaborare,
da chiedere, da confrontare, dovremmo arrivare al punto tale che un adulto, una coppia, un ragazzo, una ragazza che sta crescendo si deve sentire libero di chiedere. Non devono, non devono ostacolare lo sviluppo di atteggiamenti positivi o positivi e costruttivi della salute sessuale, intesa come valorizzazione della personalità, della comunicazione, dell'amore e del piacere. Non dobbiamo pensare e fingere che non fa parte della nostra sfera personale. Soprattutto per includere nella sfera sessuale l'amore e il rispetto dell'altro, con la corretta conoscenza fisiologica e anatomica del proprio corpo, la rassicurazione sulla propria normalità. Se penso, se agisco in un determinato modo, se ho modo di confrontarmi, se ho una comunicazione efficace anche con il mio partner, non mi sento così anormale. La condivisione, un atteggiamento, condividere un atteggiamento anche a volte non sano, ci dà quel senso di pacificazione e di accettazione dell'altro che ci fa risolvere il nostro dubbio, le nostre problematiche. L'apprendimento a dare e ricevere piacere, il piacere inteso non solo come provo piacere quindi sono castigato, perché noi veniamo un po' da questa cultura, il piacere come castigo. Il piacere ci deve essere nella vita, perché personalmente credo che sia fondamentale per esistere in maniera felice, però va morigerato, va educato, va accompagnato ad un senso dell'esistenza sana che includa amore e rispetto. Assunzione di responsabilità e capacità di riconoscere le situazioni a rischio e capacità di rinunciare o differire il rapporto. Quindi tutta la cura educativa verso l'educazione sessuale, in un certo senso, anche se è così difficile affrontarla inizialmente, ma ci porta alla vera natura del rapporto sessuale, che è l'amore e il rispetto, la condivisione intima con il mio partner, il piacere che ho di dare al mio partner e di ricevere il piacere dal mio partner. Non dobbiamo rimanere in silenzio, non ci dobbiamo fare dubbi quando non riesco ad ottenere questo nella mia comunicazione intima, perché è una comunicazione, non è solamente un gesto, non ha solo fine del piacere finale, ma è una comunicazione. E attraverso l'educazione possiamo arrivare a questa comunicazione assertiva e quindi a questa comunicazione sana e efficace per lo sviluppo della propria personalità e per lo sviluppo della coppia. Abbiamo introdotto, concluso questo incontro con questa frase, per un po' partire dal filo conduttore iniziale del sottotitolo, che leggo lì perché è volgare, quindi non mi ricordo bene come ripeterlo, che è una frase di Dante, che dice: «Fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza». Okay? Quindi, parafrasando, non siamo nati per essere bruti, ma siamo nati per essere virtuosi attraverso la conoscenza. E quindi noi vi lasciamo con questa frase: la conoscenza produce saggezza. Quindi conoscere noi stessi, anche nelle nostre difficoltà quotidiane, che possono essere legate anche alla fame, a un sintomo particolare di come affrontiamo la sessualità, di come ci rivolgiamo con l'altro quando pensiamo alla sessualità. Quindi la conoscenza produce sempre saggezza. Ecco perché è fondamentale che ci sia educazione, perché l'educazione porta alla conoscenza, porta all'autoregolazione. E quindi, per quanto può essere difficile trovare la conoscenza, però ci dobbiamo sempre ricordare che produce saggezza. Quindi nel momento in cui diventiamo saggi di noi stessi, non saggi per diffondere la saggezza, ma saggi per noi stessi, cercare di capire noi stessi, quello che noi vorremmo, quello che noi desideriamo. La conoscenza intesa come metacognizione propria, autonoma.
questo ci può evitare di farci condizionare culturalmente, di farci gestire culturalmente, perché comunque tutti noi, chi più chi meno, veniamo gestiti culturalmente. E lasciamo un po' quel paradosso che abbiamo iniziato, nel senso che questi vizi capitali sono condannati da anni, ma servono, soprattutto adesso, per tenere viva la nostra attenzione, quella primaria, quella più semplice, quella che vede un dolce goloso e me lo mangio, quello che vede una donna semplice, bella, faccio dei pensieri forti. Ok? Usciamo da questi prototipi, usciamo da questi meccanismi di pensiero troppo semplici. Iniziamo a conoscere noi e sapere quello che vogliamo, così possiamo ottenere una saggezza, che Rudolf Steiner di saggezza ne sapeva, e ne sapeva molta, tanto è vero che ancora studiamo le sue conoscenze, e quindi vi lasciamo con questa frase: la conoscenza produce saggezza. Grazie. Diciamo che poi questo è il senso per me della prevenzione, ormai ci troviamo a farlo da 11 anni e ogni anno l'idea è sempre quella, cioè di lanciare un tema che permette a tutte le persone, come si dice, a tutta la cittadinanza, di trovare un modo di riflettere su alcuni temi e magari uscirne un pochino più saggi, no? Con un pochino più di consenso, anche per aiutare poi le giovani generazioni che dobbiamo tirare su con una certa consapevolezza. Va bene? Adesso concludiamo, ma se volete fare qualche domanda, se volete fare qualche intervento, potete anche farlo. Voi stavate parlando prima. Aspetta, sentiamo lui. C'erano prima, cioè si è parlato della televisione come uno strumento tra virgolette negativo. Mi permetto di fare questa riflessione, vorrei sapere cosa ne pensate voi. La televisione in sé è uno strumento, la problematica che crea la televisione, che è uno strumento passivo, nel senso che la televisione trasmette e la popolazione non può interagire con essa. Io, oltre questo aspetto, diciamo, dietro la televisione c'è un messaggio costruito da esperti della comunicazione, da esperti della psicologia, degli aspetti con fini, cioè ogni argomento, per esempio per la vendita di un gelato, si crea un messaggio atto a catturare quel, e chiunque, magari i bambini in maggior come si dice, con maggior, se qualcuno mi aiuta, sono maggior influenzati in pratica, maggiormente influenzati, ma tutti lo siamo, in un certo senso, perché si parte dal principio che noi siamo soggetti passivi, come lo utilizziamo come uno strumento passivo, anche se è vero che uno può spegnere il telecomando oppure può cambiare, ma può scegliere solo il cosa subire. Negli anni 70 c'è stato un filosofo, Orson Popper, anche non solo, che ha scritto un libricino che ancora andrebbe riletto 25.000 volte, intitolato Cattiva maestro televisione, e dove lui sottolineava questo che stai dicendo tu, cioè il fatto che certi meccanismi di persuasione, no, che sono anche di tipo pubblicitario, ma non solo, se non sono conosciuti, no, producono sistemi di convinzione sbagliati, soprattutto sui bambini. Questo su tutto, va bene. La televisione in sé che è un mezzo
non è come tutti i mezzi inventati dall'uomo una cosa cattiva, ma è l'uso che se ne fa, o meglio l'abuso che se ne fa, che ancora una volta ci dice se è buona o cattiva. Okay. Popper diceva cattiva maestra televisione perché erano gli anni in cui la televisione era entrata ormai in tutte le case e veniva usata come sostituto del babysitter. Bene? Cioè i bambini piazzati anche la televisione, vedevano come succede ancora oggi, vedevano di tutto senza avere filtri culturali, cioè senza avere qualcuno che gli spiegasse cosa. Bene? Ma oltre i bambini è vero quello che dici tu, cioè tutti siamo condizionati perché tutto quello che è comunicazione unilaterale, perché appunto ti sei cultore passivo, non attivo, no? Per raccogliere la visione, ascolti, li vedi, non è che puoi intervenire, ok? Sono tutte puntate con l'uso della retorica e della dialettica, bene? Retorica, dialettica, retorica vuol dire usare al meglio le parole, in questo caso anche le immagini, le musiche, tutto quello che c'è, e dialettica vuol dire per convincere al meglio possibile, ok? E quindi questo ce lo troviamo in tutti gli aspetti di una visione, li trovi anche nei giornali, li trovi a radio, li trovi nei film, eccetera. La cultura che ha più volte ribadito Silvia, e che non è che siamo dentro una cultura totalmente negativa, la parte negativa della cultura in cui siamo adesso è quella consumistica, bene? Che ci induce a consumare, e quindi anche consumare cibo e consumare sesso, questo che volevamo sostanzialmente di questa sera, ok? Pensando il meno possibile, è un'educazione al pensiero corto, basta che consumi, se non pensi, pensa poco, anzi, se non pensi pure meglio, ok? Perché fai un gioco culturale di chi di convenienza, soprattutto economica, bene, di chi la gestisce questa cosa. E siamo tanto soggetti noi, se non usiamo quella saggezza che abbiamo visto alla fine, cioè se non conosco il nostro saggezza siamo soggetti noi che siamo tutti, figuriamoci i bambini e ragazzi. Bene. Lei vuole chiedere la dietro la signora? No, volevo un attimo dire che comunque la consapevolezza nel leggere il messaggio, qualsiasi messaggio comunicativo sia, è sempre molto molto importante, perché è vero che l'utente televisivo guarda, però un conto per un utente televisivo maturo nel quale legge qualsiasi messaggio comunicativo e sia esso culturale, pubblicitario, misto, perché a volte sono la pubblicità usa anche linguaggi che sono pseudoculturali, certo. Passano già in certe cose per culturali chic, no? Per glamour a posto di pornografia, cioè queste cose un po' così che solo un adulto, un utente adulto riesce a essere consapevole di queste cose e comunque dire guarda, ma lì quella cosa come è fatta, come è costruita, è un po' pratica come il film dell'horror quando li andiamo a ricostruire, vediamo che quella pausa, quel tipo di musica, quel tipo di inquadratura sono funzionali a creare uno stato di paura, di suspense emotiva e di coinvolgimento. Pure questo sarebbe una cosa, secondo me, utile per capire come funzioniamo noi di fronte a certe cose. Certo. Cioè, nel senso, voi parlavate di lussuria, a me veniva il film Don John 2013, nel quale è un film americano abbastanza attuale, nel quale appunto si proponeva questo rapporto spasmodico, lussurioso del protagonista, che poi viene sul finale rianalizzato e rivisitato dall'incontro con una persona che gli dice ma tu fino adesso hai fatto sesso, non hai mai vissuto l'amore vero, perché l'amore vero è un donarsi e un donare, no? E lui lì riscopre che non aveva vissuto niente pur avendo avuto tutte le donne del mondo e tutte le persone più belle, però lui non era mai stato una persona accolta nella propria dimensione affettiva, relazionale, e lo scopre solo con una donna che gli fa scoprire le potenzialità sue come uomo. È un po' quello che abbiamo affrontato in una parte anche stasera, no? Quindi se c'è una comunicazione intima, efficace,
porta alla scoperta e alla riscoperta dell'amore per l'altro, l'amore del dare e del ricevere. E, riferendoci anche a quello che avete detto della comunicazione mediatica, quindi della comunicazione televisiva, noi abbiamo parlato di conoscenze e di educazione, perché il pensiero critico può nascere solo attraverso questi due aspetti. Quindi non possiamo andare contro un sistema consolidato, ma il cambiamento può venire in noi condannando cose, atteggiamenti e linguaggi che non ci piacciono. Condannarlo significa non riconoscerlo e quindi attuare il pensiero critico come difesa della mia personalità, quindi della mia vita. Soprattutto, ripetiamo, se siete genitori, spiegare in maniera efficace che tutto quello che ci viene passato come spettacolo, spettacolarizzazione, non significa che c'è anche un altro modo di vivere. Quindi il pensiero critico, il pensiero reale che ci allontana da questa mercificazione, quindi da questo condizionamento culturale, avviene solo attraverso la conoscenza e l'educazione. Però io devo essere libero di parlare di quello che sento e che vivo, sia nelle problematiche legate, come abbiamo visto, all'abuso di cibo, sia nelle problematiche legate all'abuso del piacere sessuale. Dobbiamo arrivare al punto che siamo liberi di esprimerci, perché solo nel momento in cui siamo liberi di esprimerci può essere uno scatto di consapevolezza e quindi di conoscenza e di saggezza. Ci sta delle cure perché abuso sessuale, volevo sapere se ci sono delle cure. Io non sono così, a parte che è un argomento molto lungo e in un minuto non perché ci sono delle sicuramente ci sono delle, che c'è delle patologie proprio riguardo il sesso, secondo me, mentali, e certo, penso che si devono curare, oppure andare dal psicologo, magari. Ah, appunto, per esempio uno chiedere aiuto, ma soprattutto il suo metodo, quindi deve andare a curare. Ma non solo si può curare. Bisognerebbe chiedere a lui. Guardate, la pedofilia è entrata, sapete che ogni 3 o 4 anni viene aggiornato il DSM, che è il manuale della salute mentale americana, in base al quale vengono poi incasellati tutti i vari tipi di patologie, disturbi, anche psichici ovviamente. E adesso la pedofilia è stata inserita. Bene. Anche con un po' di critiche, perché è stata diciamo appunto incasellata come disturbo psichico, va bene? E non tutti erano d'accordo su questo aspetto, però diciamo tutto quello che comporta un'alterazione del comportamento che la persona non riesce a gestire, per cui ha bisogno di un aiuto, bene? È sicuramente affrontabile con forme di sostegno psicologico, psicoterapeutico e poi secondo il caso anche farmacologico, dipende dai tipi di problematiche che si esprimono. Ecco, io volevo solo, non so se ci avevate altre domande. Comunque è vero questo che diceva, cioè quelli per esempio certi attori americani che, cioè, che capiscono che sessualmente sono arrivati a oltre, poi ci sono, loro stesse vogliono andare a curarsi in certe cliniche. Sì, in America fanno le cliniche. Per disintossicarsi, per disintossicarsi se stessa. Sì, quindi sì, vuol dire che loro capiscono che vogliono avere un autocontrollo e quindi sì. Sì, sì, è così. Ci sono delle cliniche specializzate, chiaramente, per vari tipi di problematiche, ecco, come ci sono cliniche specializzate per affrontare i problemi di cui vi dicevo prima, anoressia, bulimia, eccetera, lo stesso già per quanto riguarda la parte del disturbo sessuale. Okay. Altre domande?